Benissimo, per la prima volta potete vedermi con la mia tenuta da lavoro, perché dopo finito questo video devo andare a casa di mio padre a sistemare l'enorme casino che ha mio padre, sapete quello lì, il famoso Giorgio Trevisano, che ha in casa sua un enorme catasto di immondizia, no? E io devo cercare di liberarlo prima di andare al lavoro, dopo andrò al lavoro, no? E quindi io mi sono già preparato con la tenuta apposta da operaio metalmeccanico per affrontare il gran casino in cui vive mio padre, no? Che è in una situazione di estremo disagio, non per colpa mia ma per colpa sua, e quindi c'è da questo, per inciso a quelli che dicono che magari io, siccome vivo con mia madre, non so, maltratto i genitori o cose di questo tipo, ribadisco che i miei genitori hanno soltanto me, perché le mie sorelle se ne sono andate da molto tempo e ci hanno lasciato nella merda. Ecco. Sì, io scusate, ma devo specificarle certe cose, perché quando si diventa dei personaggi pubblici cominciano ad arrivare le accuse, ma tu, ma questo, ma quello, e allora sei costretti a raccontare i fatti della propria vita privata, no? E quindi ho specificato anche perché sono in tenuta da operaio. E comunque cominciamo il nono capitolo di Terra senza tempo, che si chiama I segreti delle piramidi, come avevo annunciato, no? Il capitolo, finalmente arriviamo alle piramidi, cosa che a dire il vero considero il capitolo meno interessante di tutti, di Terra senza tempo, perché in effetti Colosimo non ha mai parlato tanto delle piramidi. Perché? Perché delle piramidi ne parlano tutti, no? Cioè è una mania di tutti gli svalvolati di questo mondo parlare delle piramidi, e quindi se ne è parlato troppo, e di conseguenza penso che lui se ne rendesse conto e preferiva parlare di altre cose. Dunque, infatti, comincia così: se volessimo ammucchiare uno sull'altro tutti i volumi di piramidologia scritti dal Medioevo ai nostri giorni, non riusciremmo forse, salendovi sopra, a toccare la cuspide in una delle grandi costruzioni egizie, ma certo non ne saremmo molto lontani. Cioè, potremmo farci un'altra piramide con tutti i libri che sono stati scritti sulle piramidi. Non è difficile comprendere il significato del termine, ma attenzione a non prenderlo alla lettera. Non si tratta di una scienza che si occupa della semplice descrizione dei famosi monumenti, ma di un insieme di studi tendenti a rivelarci quanto non giungeremmo mai a sapere attraverso la comune egittologia. Lo scrittore arabo Masudi, ad esempio, non gode eccessiva fama negli ambienti scientifici. Oggi è più... aspetta, quell'altro... eccessiva fama negli ambienti scientifici ufficiali, che ricordano tutt'al più, a titolo di curiosità, un suo manoscritto conservato ad Oxford. Ma per i piramidologi, no, che termine non è molto distante da balengologi, cioè fra un piramidologo e un balengologo siamo là, insomma, no? Diciamo che la piramidologia è solo una branca della balengologia. Ma per i piramidologi, egli è poco meno di un messia, ecco appunto, no? Poiché le sue rivelazioni ci dicono come la piramide di Cheope non sia stata affatto costruita verso il 2900 a.C., che a dire il vero la scienza ufficiale non dice 2900, ma credo 2500, cioè la quarta dinastia avrebbe regnato quasi a metà, più o meno a metà del terzo millennio a.C., per servire da mausoleo a noto faraone, bensì eretta dal re Surid 300 anni prima del diluvio universale, di cui il sovrano avrebbe avuto una visione profetica.
al fine di conservare per i posteri la memoria delle grandi conquiste egizie in tutti i campi e dei poteri occulti dei figli del Nilo, spinti fino alla predizione del futuro. Ecco, questa leggenda, diciamo, è molto interessante perché non l'ho mai vista riportata da nessun piramidologo, cioè la leggenda del re Surid, che appunto avrebbe vissuto prima del diluvio universale, prevedendo, vedendo nel futuro cosa sarebbe successo, ha creato le piramidi proprio, cioè, come delle arche o delle capsule del tempo, ecco, delle arche del tempo, per poter conservarvi dentro i segreti della conoscenza egizia, no? Una teoria basata su questa leggenda non l'ho mai vista. Sarebbe stata originale, perché è avvincente l'idea, no? Sto re che si sveglia la notte urlando e dice che ha visto il diluvio e allora pensa di porvi rimedio, no? 300 anni, un'altra versione avevo letto addirittura 400 anni prima del diluvio. E dunque, nella piramide orientale, ce lo dice Masudi, alludendo appunto a quella di Cheope, furono iscritte le sfere celesti e le figure rappresentanti le stelle ed i loro cicli. E remise anche la storia e la cronaca del tempo passato, del tempo a venire e di ciascuno degli avvenimenti futuri che avranno luogo in Egitto. Cioè, sarebbe stato appunto non solo una custode del passato, ma anche un orologio del futuro, cioè un modo in cui sarebbe stata scritta la storia del futuro. Secondo lo storico Abu Zeid el Balchi, la celebre piramide sarebbe ancora più antica. Un'iscrizione ci rivelerebbe che essa venne edificata all'epoca in cui la lira si trovava nel segno del cancro. Cioè due volte 36.000 anni solari prima dell'Egitto, circa 73.300 anni fa. Vabbè, esagerazioni. Ecco, anche se le piramidi sono più antiche di quello che la scienza ufficiale dice, sicuramente non saranno così antiche. Ed esistono molte altre versioni. C'è chi vuole il monumento vecchio addirittura di 150.000 anni, esagerati. Chi lo vede come un compendio di scienze astronomiche, chi pensa vi sia condensata la storia dei suoi ideatori sin dalle lontanissime origini. Ma il racconto di Masudi è stato quello che ha sempre esercitato il maggior fascino e dato origine a numerose variazioni. Verso la metà del secolo scorso, un certo John Taylor, editore londinese che non aveva mai visto la piramide di Cheope, ma l'aveva accuratamente studiata a distanza, credette di poter approfondire le rivelazioni di Masudi e diede alle stampe un volume tendente a dimostrare che il monumento era stato eretto da un ebreo, forse lo stesso Noè, che, diciamo noi, ebreo non era. Era l'antenato dell'umanità intera, secondo la leggenda. Per ispirazione divina, il saggio architetto avrebbe preso come unità di misura il cubito sacro, pari a circa 62,50 centimetri, cioè poco più di mezzo metro, sempre secondo Taylor, ed espresso con la sua opera ogni sorta di verità matematiche. Qualche anno dopo, un astronomo di Edimburgo, certo Piazzi Smith, chissà perché gli scozzesi hanno tanto spesso cognomi italiani, cioè per esempio anche Peter Capaldi, l'ultimo attore che ha fatto Doctor Who, che è scozzese, no? Peter Capaldi. Entusiasmato dagli studi dell'editore, li volle approfondire e trovò che la piramide rendeva le misure universali più disparate. Non solo l'altezza del monumento divisa per il doppio della lunghezza ad uno dei suoi lati di base da una cifra che si avvicina al valore del pi greco, ma, per non fare che un paio d'esempi, la sua altezza moltiplicata per 10 alla nona potenza dà la distanza approssimativa Terra Sole e la base divisa per la larghezza ad una delle pietre da 365, il numero dei giorni dell'anno. Ma, narra Sir Flinders Petrie,
un discepolo di Smith fu molto deluso il giorno in cui lo sorprese mentre cercava di limare la sporgenza granitica dell'anticamera reale per ridurla alle dimensioni richieste dalla sua teoria, che in ogni caso è proprio balenga, no? Perché ovviamente se voi prendete un oggetto, no? E un qualsiasi oggetto manufatto, voi lo misurate e poi lo moltiplicate, lo dividete per questo, per quello, troverete una, fra virgolette, corrispondenza, no? Inevitabilmente con questo, con quello, con la distanza, la circonferenza della Terra, la distanza tra Roma e Berlino o chissà che altro, inevitabilmente se voi moltiplicate, dividete a piacimento, qualcosa troverete. Non è difficile, ci dice uno studioso che ha avuto il coraggio di tuffarsi in questo mare d'assurdità, se ne rendeva conto anche Colosimo che era un mare d'assurdità, rendersi conto di come si possa anche giungere a risultati sbalorditivi. Chiunque volesse fare il lavoro di misurare un edificio complicato come la piramide si troverebbe di fronte ad un numero considerevole di lunghezze, larghezze e anche profondità, direi, o comunque misure base di cui potrebbe disporre a suo piacimento per misurare in un modo piuttosto che in un altro. Con una buona dose di pazienza ed applicando metodi diversi, chi si dilettasse in simile impresa troverebbe molteplici cifre coincidenti con date e numeri scientifici importanti e noti. Sarebbe difficile, insomma, che questa caccia alle verità si rivelasse infruttuosa, verità sempre fra virgolette, si rivelasse infruttuosa non essendo disciplinati nella ricerca da nessuna regola. Cioè, ovviamente se tu dici, ma quella misura là moltiplicata per 100.000 la lunghezza, cioè da Roma a Berlino, e quell'altra invece moltiplicata per 750 dalla distanza fra Benizona e Canicattì. E dico, sì, allora dov'è la regola? Dov'è la regola qua? Che importanza hanno queste misure? Cioè, che significato hanno? E ancora, si prenda per esempio l'altezza della piramide. Smith la moltiplica per 10 alla nona potenza per ottenere la distanza dalla Terra al Sole. Ma questo 9 è puramente arbitrario, cioè alla nona potenza, allora? 10 alla nona potenza, allora? Vabbè, 10 è un numero sacro, 9 è anche quello, ma c'è... E se nessun multiplo semplice avesse dato la distanza dalla Terra al Sole, Smith ne avrebbe potuto provare altri per ottenere ad esempio la distanza dalla Terra alla Luna o alla stella più vicina, o insomma qualsiasi altro dato scientifico fra la Terra e Marte. Allora dire ecco, gli egiziani, cioè i costruttori delle piramidi, non erano gli egiziani ma i marziani, no? L'unica verità piramidale che non possa spiegarsi facilmente con tali giochetti di prestigio è il valore del pi greco. Ecco, quello, se un valore corrisponde al pi greco, allora lì si può immaginare che gli egiziani avessero conoscenza del pi greco. È possibile che gli egizi abbiano deliberatamente usato questa proporzione, ma è ancora più verosimile che si sia trattato soltanto della conseguenza secondaria di un altro piano di costruzione. La piramidologia doveva però ancora avere il suo grande maestro, e lo ebbe con la comparsa di un certo Musée, il quale scoprì che ogni pollice piramide, una misura adottata da Piazzi Smith, dei corridoi interni rappresenta un anno di storia della Terra e che in quegli stessi passaggi sono segnati, proprio come afferma Masudi, tutti gli avvenimenti importanti del passato e del futuro, no? Cioè, questa storia, ecco, l'avevo già sentito parecchie volte, cioè che la piramide ha ogni tot di misura, di unità di misura, in tutta la sua altezza ed estensione, rappresenta un anno, no? Fino alla cima, che rappresenta la fine della storia dell'umanità, no? E quelli che hanno voluto inventarsi questa storia avevano previsto la fine del mondo per il 2001, ovviamente, cosa che non è avvenuta.
giungiamo così a constatare che il mondo è stato creato verso il 4004 avanti Cristo, cioè appunto come dice più o meno la Bibbia 6000 anni fa, no? E purtroppo qui sono costretto a chiudere, pazienza, arrivederci.